Il pianeta Terra esiste da 4 miliardi e 600 milioni di anni. E per noi è una cifra difficile da capire, è una cifra in cui è difficile orientarsi. Allora, per agevolare i conti e il ragionamento sulla vita del mondo, tagliamo un po' di zeri e facciamo conto che abbia 46 anni. Il bello di questi 46 anni è che l'uomo viene fuori soltanto nelle ultime 4 ore. Di questi 46 anni l'uomo viene fuori soltanto nelle ultime 4 ore. E la rivoluzione industriale, quindi l'industrializzazione del mondo, avviene soltanto un minuto prima. E in un minuto siamo riusciti a combinare dei guai catastrofici. La biodiversità, abbiamo fatto tutta una serie di guai che ci porteremo dietro per sempre. Per questo che esiste la giornata per la difesa del creato, è per questo che esiste il premio, la sentinella del creato che questa sera daremo ad alcune persone che in qualche modo hanno fatto qualche cosa per rimediare a questi guai. Poca roba, poche cose, ma intanto ci hanno messo la buona volontà di riuscire a rimediare questi guai enormi. Allora, appunto, daremo alcuni premi, ci racconteremo alcune storie, faremo un po' il punto su questa difficile situazione del nostro pianeta. Io oggi sono stato qui, abbiamo fatto le prove, a un certo momento sono rimasto solo e ho guardato questa sala. Inizialmente la premiazione si doveva far fuori perché c'è uno spazio molto più ampio, poi invece per motivi meteorologici si è deciso di farla qua dentro. E così mi ha ispirato un sentimento che vi vorrei proporre e col quale vi invito ad affrontare questa serata, il sentimento appunto dell'amore, che è una cosa molto semplice e banale, ma che forse non sempre riusciamo a trovare in fondo a noi. E quindi pensiamo a tutto questo mettendoci l'amore, la passione e il desiderio di invertire questa rotta pericolosa che ci porta probabilmente a tornare indietro di 4 miliardi e 600 milioni di anni. Benissimo. Allora, per la giornata del creato, per la giornata della difesa del creato, sentiamo subito alcune persone che ci possono illuminare e spiegare un attimo di che cosa si tratta. Fabiano Longoni, direttore degli uffici, dell'Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della Commissione Episcopale Italiana, che invito a salire. Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Turismo, Sport, Pellegrinaggi e Tempo Libero della CEI. E Attilio Ascani, direttore generale della FOXIV, che è una ONG, e ci parlerà della campagna della FOXIV che ha fatto per il disinvestimento delle fonti fossili e per gli enti ecclesiali. Quindi è qualche cosa di concreto. Allora, Longoni, perché c'è questa difesa del creato, questa giornata per la difesa del creato? È la 12ª giornata che la Chiesa italiana dedica, quindi sono parecchi anni. È importante che quest'anno poi la dedichi al turismo, la dedichi al turismo sostenibile, la dedichi al viaggio, la dedichi al pellegrinaggio. E mi veniva in mente che fosse la cosa migliore per spiegarla, lo avevo promesso questo pomeriggio agli amici che ho incontrato, è di leggere una frase di un autore non cristiano, che però ci dice molto sul perché noi viaggiamo. Questo autore, anzi, forse è anticristiano, ma è Nietzsche. Dice così: siamo sconosciuti a noi stessi, noi uomini della conoscenza. Noi stessi a noi stessi, e di questo c'è un buon motivo. Noi siamo mai andati alla ricerca di noi stessi. Come sarebbe potuto accadere che un giorno ci trovassimo?
Ha ragione, è stato detto: dov'è il vostro tesoro, là è il vostro cuore. Il nostro tesoro è là dove sono gli alveari della nostra conoscenza. Per questo scopo siamo sempre per via, come se fin dalla nascita fossimo animali alati, raccogliatori del miele dello spirito, e di cuore ci preoccupiamo davvero soltanto di una cosa, di portare a casa qualcosa. Ecco, avere creato una giornata, aver fatto un messaggio come hanno fatto i nostri vescovi su questo tema del viaggio, del turismo, è proprio per questo, perché noi crediamo, e lo crediamo nel messaggio proprio scritto, che quando guardiamo il creato con lo sguardo di Gesù troviamo questo qualcosa che abbiamo profondamente nel cuore, perché tutto si riassume in Lui. Certo. Tutto si ritrova in Lui. Certo. Beh, questo è importantissimo. Poi parleremo anche del viaggio, no? Perché il viaggio è una metafora, camminare è una metafora della vita, no? Camminare anche per tendere all'infinito, per tendere all'eterno. Sì, poi il mese di settembre per la Chiesa, ma non solo per la Chiesa, abbina benissimo il tema del creato con quello del viaggiare e del turismo. Infatti il 27 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, che non è promossa dalla Chiesa direttamente, ma dall'Organizzazione Mondiale della stessa. E questo abbinamento stasera, che coincide, credo che non sia casuale, anzi è nella natura delle cose, soprattutto perché veicola delle parole che sia il creato che il turismo porta con sé: la meraviglia, lo stupore, l'incanto di fronte alla bellezza, e visto che siamo a Gubbio, in Umbria, in terra francescana, la minorità e anche la comunità, la bellezza che si irradia non solo dai paesaggi, dalla natura, dall'ambiente, ma anche dalle opere dell'uomo, come l'arte, certo, come la cultura. Torneremo a parlare del camminare, perché cammineremo noi stessi, no? Facciamo conto che questa sera sia un percorso che facciamo insieme a piedi, possibilmente. Ascani, ma cos'è questa campagna per il disinvestimento delle fonti fossili per gli enti ecclesiali? Beh, Papa Francesco ha tracciato un cammino con la Laudato Si. Adesso tocca a noi percorrere quel cammino. E percorrerlo vuol dire fare gesti concreti, significativi, simbolici, ma che comunque abbiano un impatto. E noi abbiamo proposto una piccola guida insieme all'ufficio della CEI per fare delle proposte, fra cui proposte concrete per cambiamento, per fare delle scelte quotidiane e locali, ma anche scelte nel campo finanziario. I nostri risparmi, pochi o tanti che siano, possono avere un impatto nelle scelte che vengono fatte dai grandi, perché il cambiamento climatico è una questione di scelte individuali, ma è anche una questione di scelte politiche, scelte, certo, delle grandi imprese, e noi però possiamo incidere su queste grandi scelte. Grazie, grazie. Viaggiatori sulla terra di Dio è il tema della giornata nazionale per la custodia del creato promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Quest'anno è ospitata dal pellegrinaggio Assisi-Gubbio, pellegrinaggio a piedi, Assisi-Gubbio, il sentiero di Francesco. E allora scendiamo lungo la via di Francesco proprio per ascoltare le voci dei pellegrini che hanno partecipato al cammino di quest'anno. C'è un tempo per camminare da soli, però c'è un tempo anche per camminare con altri pellegrini. Il percorso per me era per restare un attimo staccata di un lavoro che è molto stressante, che faccio in giro per il mondo. E allora ho deciso, prendiamo un attimo di pausa. Ho conosciuto altri pellegrini di altre parti, con altre vite, che la parte del cammino che mi piace tanto. Due giorni intensi di riflessione e di preghiera, perché comunque il senso è anche quello, il sentiero di Francesco, dove comunque questi luoghi sono stati consacrati da lui e dove è emozionante pensare che 800 anni fa percorreva queste strade e che ora noi stiamo percorrendo queste strade. Ripercorrere le sue orme, leggendo le fonti, confrontandosi con quelli che ancora oggi vivono l'esperienza francescana, attraversando questa terra che è la stessa dove lui ha camminato. Quindi è un modo per
interiorizzare, potremmo dire, quello che è il rapporto di Francesco con la realtà. Mi ha sorpreso perché anche se siamo in tanti, comunque nei momenti di silenzio veramente, c'è preghiera veramente e c'è fede veramente con le persone che ci stanno intorno. È stata un'esperienza veramente fantastica, piena di emozioni, di contatto con la natura, questi luoghi fantastici, poi sapere che passare sui sentieri dove ha camminato Francesco è stato veramente emozionante. È stato meraviglioso, veramente. Le avete sentite le voci dei pellegrini in cammino da Assisi verso Gubbio, nel tratto della via di Francesco che collega le due città dell'Umbria. Ma ora torniamo a Viaggiatori sulla terra di Dio, ai dialoghi, alle testimonianze e alla musica. Grindaccord, per i motivi che dicevamo all'inizio, esiste anche per questo, no? Esiste anche per fare in modo che ci sia una sensibilità delle persone, una sensibilità diffusa, e quindi i giornalisti in questo possono essere fondamentali, giusto? Evidente, sono 15 anni che facciamo questo servizio, e in maniera gratuita al mondo del giornalismo viene offerto questo servizio per questo scopo, sensibilizzare e formare i giornalisti sui temi ambientali per una qualità migliore quindi dell'informazione, ma soprattutto perché non si può fare vero giornalismo senza conoscere bene i termini del problema ambientale, certo. Perché è un tema trasversale, complesso, e ha bisogno veramente di essere approfondito, e di qualsiasi cosa si parli, di sanità, di sport, di qualsiasi altra cosa, prima o poi viene fuori il tema ambientale. È per questo che diamo il premio alla Sentinella del Creato. Certo, noi cerchiamo di far risaltare gli operatori dell'informazione che si sono distinti proprio per la loro sensibilità particolare, cioè li vogliamo additare all'opinione pubblica per dire guardate, questi ce l'hanno fatta, sono stati bravi, certo. Quindi vuole essere un incentivo anche per i colleghi a fare meglio, a fare di più con più qualità. Adesso vi racconto una storiella, tanto per... Io sono stato come tanti colleghi della RAI all'Expo di Milano. E all'Expo di Milano c'erano le cucine di tutto il mondo. Appena sono arrivato là, io sono salito sul treno in corsa, ho fatto gli ultimi 4 mesi, ho chiesto quali erano i posti dove si mangiavano. E un collega mi ha preso da parte e mi ha detto guarda, il posto dove si mangia meglio è Coldiretti. E in effetti Coldiretti ci ha sfamato praticamente per tutto Expo. E abbiamo Roberto Moncalvo che è presidente, giovane presidente, giovanissimo presidente della Coldiretti, che ringraziamo e salutiamo. Ciao Roberto. Ecco, si è parlato prima, si è detto no, che bisogna fare delle scelte anche quando mangiamo, e Coldiretti mi pare che su questa strada sia ben avviata per un'agricoltura pulita, perché poi è questo uno dei punti chiave. Sì, il punto chiave è proprio questo, l'agricoltura può essere, e per noi di Coldiretti è, la principale alleata di un ambiente sano, ma l'agricoltura può anche essere un grande nemico dell'ambiente. Certo. E allora se ci ricordiamo dei tempi di Expo che abbiamo vissuto anche insieme per molto tempo, pensiamo ad esempio alle agricolture africane, a quel tentativo di con il fenomeno del land grabbing di togliere terre alle comunità locali per impiantare delle coltivazioni omologate, standardizzate, finalizzate magari alla produzione di biocarburanti. Tutte queste coltivazioni sono impiantate spesso da multinazionali o magari da governi poco lungimiranti. Stanno trasformando intere generazioni di agricoltori che vivevano di prossimità e di un'agricoltura di sussistenza in potenziali migranti, in potenziali persone che cercheranno o stanno cercando di venire a trovare un futuro migliore nel nostro paese, nel nostro continente. E poi c'è invece un'agricoltura che può essere, che è la principale alleata dell'ambiente, e io credo che poi in Expo sia emerso, sì, in modo particolare, l'Italia da questo punto di vista è il miglior rappresentante di un'agricoltura amica dell'ambiente che non è una nicchia
rispetto a tutto il resto dell'agricoltura, ma di un paese che si è dato la missione di puntare tutto su un'agricoltura che cerca di valorizzare ogni giorno la nostra biodiversità. E siamo il paese al mondo che ha la maggiore biodiversità agricola, sia sul fronte vegetale, quindi le piante, sia sul fronte degli animali, quindi tantissime razze che abbiamo saputo mantenere grazie al lavoro dei nostri allevatori e dei nostri pastori. E su questa volontà abbiamo cercato di innestare politiche e anche risultati per i nostri agricoltori che oggi fanno sì che la nostra agricoltura sia la più green d'Europa, quindi quella che emette meno anidride carbonica, quella che ha meno residui di prodotti chimici nel cibo che mangiamo, quella che dà più spazio a giovani o magari a nuovi agricoltori che cercano di costruire un futuro di vita e di lavoro in agricoltura. Noi però vorremmo mangiare cose a zero prodotti chimici di residuo. Questa è la sfida, l'Italia oggi è il paese che ha il maggior numero di aziende agricole biologiche d'Europa, il 22% delle aziende agricole biologiche europee sta in Italia, questi sono segnali di una sfida importante che i nostri produttori stanno portando avanti insieme con noi, ma con investimenti importanti e con un obiettivo di fondo. Al centro del mestiere dell'agricoltore c'è la persona. La persona ha diritto di mangiare bene, di mangiare sano, ha diritto di vivere in un ambiente curato. In questi giorni, in questi mesi, in questi anni noi abbiamo un esercito pacifico di oltre 70.000 giovani sotto i 35 anni che hanno scelto di fare questo mestiere. Credo che sia il più grande patrimonio su cui dobbiamo investire per il futuro del nostro paese. Quindi il ritorno alla terra può essere un fattore di crescita. Bene, grazie, e noi adesso andiamo avanti con altre cose. Allora Alfonso, noi non solo diamo il premio Sentinella del Creato, ma anche quello Lupo di Gubbio, che è una cosa importantissima, tanto perché siamo a Gubbio, ma perché c'è una storia dietro che è quella di San Francesco e del lupo. Allora adesso chiamiamo Monsignor Mario Ceccobelli, Vescovo di Gubbio, che ci parla del premio di Gubbio. L'abbiamo visto camminare, eh? Abbiamo visto che insomma ci vuole anche un po' a starle dietro, sì. È abituato, mi piace, allenato. Mi piace camminare, poi questo sentiero che parte tutti gli anni, l'1, il 2 e il 3 di settembre, dal luogo della spoliazione per condurre i pellegrini a Gubbio, è lo stesso sentiero che fece Francesco dopo la sua spoliazione reale. E Gubbio era in quel tempo una città da dove sorgeva una grande luce. Pochi decenni prima era morto Sant'Ubaldo, grande santo. Alla sua tomba correvano pellegrini da tutta Italia e Francesco, dovendo trovare un luogo dove cominciare la sua vita nuova, la sua vita di figlio di Dio, non più figlio di Pietro, di Bernardone, ma figlio di Dio, venne a Gubbio attratto da questa grande luce che sorgeva da Gubbio. E quindi noi abbiamo ripetuto, oramai sono 9 anni, quello stesso sentiero che fece Francesco, un sentiero che non fu solo a piedi, ma anche interiore, e abbiamo chiamato il sentiero della riconciliazione. Quindi ogni anno noi premiamo qualcuno che si è distinto perché si è riconciliato, sì. E quest'anno il tema era la riconciliazione con il creato, e quindi ci viene proprio a proposito la giornata della CEI con il creato. Perfetto, allora premiamo Moncalvo e lo premia il vescovo. Sono onorato. Onorato. Fra l'altro ci si può condire anche, insomma, si può usare, ecco, oltre che cibi di Coldiretti, naturalmente. Si può fare una bella bruschetta con l'olio sì. Nuovo. Qui ci si può sbizzarrire davvero. Auguri. Grazie davvero. Grazie. E ovviamente questo premio che ritiro io è il premio alla Coldiretti che ho l'orgoglio e l'onore di rappresentare in questo periodo. Grazie davvero. Grazie, grazie a te. E che tutti gli anni ci accompagna nel sentiero di Francesco, eh?
tutti gli anni ci accompagnano con i prodotti della loro terra. Grazie di nuovo. Bene. Prima di tornare a parlare del tema della giornata per la custodia del creato di quest'anno, Viaggiatori sulla terra di Dio, scendiamo ancora in cammino sulla via di Francesco a Sisi Gubbio, anzi non in cammino ma saliamo a cavallo. Ci troviamo a Valfabbrica, in Umbria, cuore della via di Francesco. In questo percorso i turisti vengono per respirare un'aria di pace e anche in sintonia con la natura, in bicicletta, a piedi e oggi anche a cavallo. Il visitatore troverà un cioè percorso segnalato di circa 50 km dove potranno venire cavalieri esperti sia da soli che anche volendo accompagnati da delle guide patentate, oppure anche trovare cavalli a disposizione per persone che sono meno capaci che possono comunque usufruire di questo percorso senza problemi. Progetto che nasce da una forte volontà del Comune di Valfabbrica e che mette però in piedi tutta una serie di sinergie sia con la Sviluppo Umbria che con la Regione dell'Umbria, con vari assessorati. Passeggiare lungo questo sentiero potendo degustare, respirare tutto ciò che è la natura che lo circonda. È proprio in questo contesto che nasce questa idea dell'Ippovia. Un progetto poi che mette insieme anche la parte produttiva ed economica del territorio. Lungo l'itinerario naturalmente sono stati già selezionati e monitorati tutti i possibili servizi che possono essere a fruizione del turista che va a cavallo, quindi si sta mettendo in piedi tutto un sistema integrato che riguarda sia la manutenzione dell'itinerario stesso ma anche del cavallo. E noi ci aspettiamo che in questo percorso così ideato vengano più turisti possibili per visitare il nostro cuore che è Valfabbrica, partendo da Sisi o da Gubbio e viceversa. Scendiamo da cavallo e torniamo nell'ex convento benedettino di San Pietro a Gubbio per continuare a parlare di custodia del creato. Vorrei chiamare a questo punto Cristiana Caricato, vaticanista di TV 2000. Grazie. L'universo materiale è un linguaggio di quell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. Per aprire questo spazio di incontro e prossimità tra due uomini che rappresentano tradizioni culturali, religiose diverse, ho scelto questa citazione che è tratta ormai da quello che possiamo considerare un classico dell'ecologia integrale, che è la Laudato Si di Papa Francesco. Questo testo perché è così importante? Perché probabilmente permette di non solo di vedere questo legame indissolubile con ciò che alberga nel cuore dell'uomo, questa nostalgia di Dio, questo desiderio, questo bisogno del divino, e poi naturalmente perché parla della questione ambientale. Insomma, insieme ai nostri due ospiti parleremo di quanto sia urgente questo compito, indicato con insistenza non solo per fortuna da Papa Bergoglio, ma da chiunque abbia coscienza del dono immenso che ci è stato fatto e di cui dobbiamo prenderci cura. Abbiamo scelto due coetanei perché abbiamo scoperto che avete la stessa età. Da una parte Moni Ovadia, figlio del popolo ebraico, attore teatrale, drammaturgo, scrittore, musicista, artista, possiamo dire vagabondo dell'arte nella migliore tradizione sefardita. E poi Monsignor Mario Meini, toscano, cattolico,
vescovo di Fiesole da 7 anni, ma mi piace ricordare e dirlo soprattutto che lei è sacerdote da 46, che credo sia più importante. Vescovo da 21. E naturalmente anche vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, è un teologo anche. La prima provocazione per entrambe, voglio entrare nel vostro vissuto. Ricordate il momento in cui per la prima volta avete preso coscienza della vostra personale responsabilità di fronte al creato, a questo dono che vi era stato fatto, a questa terra, cielo, acqua, di cui parlava Francesco come della carezza di Dio. Monsignor Meini. Più che un momento, una stagione direi, l'infanzia. Io sono figlio di agricoltori, la mia famiglia forse una delle ultime mezzadri della Toscana. E mio padre lavorava la terra, la lavorava ma l'amava, perché per un buon contadino la terra è un po' come la moglie, no? Se la rispetti e la ami, ti rende, ti vuol bene. La terra è feconda ma va amata. Coltivarla era un rapporto costante, giorno dopo giorno, dal fare i regagnoli per l'acqua perché scorresse bene e non danneggiasse chi stava più in basso e giù. Cioè, tutta una serie di attenzioni che l'ho respirata fin da bambino, in casa mia. Questa è stata la prima stagione. La terra va amata e la nostra ricchezza non era nostra proprietà, peraltro, però era la ricchezza che avevamo da condividere. E un buon contadino dell'epoca, almeno da noi, non so, ma poteva mettere in mezzo il padrone, se poteva, nascondeva qualcosa, no, dei frutti della terra, poteva mettere in mezzo il padrone, ma non si sarebbe mai sognato di mettere in mezzo la terra. Andava rispettata, amata. Io questo ricordo me lo porto fin dall'infanzia. Un attaccamento, direi, corpo a corpo, giorno dopo giorno, che vedevo nei miei genitori nel lavoro quotidiano. Che poi mi rimbalza adesso, dove nell'ultima stagione della vita, ormai, mi sono trovata a vivere con due suore francescane, proprio francescane doc, quindi si rispetta tutto, tutto e tutti, non si può sciupare niente. E Monivadi invece, quando ha scoperto lo stupore per il creato, per il cielo, la terra, i fiumi... Ma diciamo, io l'ho scoperto con un cammino che parte dalla presa di coscienza del significato del riposo sabbatico. Il senso del riposo sabbatico è che l'uomo non lavora, ma non lavora neanche l'animale e neanche la zolla. Il riposo sabbatico riguarda l'intero creato, ritorna al suo senso principale, che è quello della celebrazione, della santificazione, naturalmente ovviamente dell'amore e del rispetto. Allora il riposo sabbatico attraversa, è la dimensione universalista dell'ebraismo, non ha niente a che vedere con la terra di Israele. Cioè il sabato uno lo festeggia, lo celebra dovunque si trovi secondo quel fuso orario. Quindi è nella dimensione del viaggio, è nella dimensione del tempo, il santuario diventa il tempo. Allora il riposo sabbatico attraversa l'etica ebraica, la spiritualità ebraica, perché c'è il sabato settimanale, ma c'è l'anno sabbatico, la terra riposava ogni 7 anni, e poi c'è l'anno il giubileo, cioè il sabato degli anni sabbatici, ogni 49 anni. La terra, tutti gli incrementi di proprietà venivano azzerati e la terra veniva riassegnata secondo equità. Perché nell'ebraismo c'è questa iterazione della promessa di una terra. E però il Santo Benedetto, il buon Dio, non cessa mai di ripetere li haaretz, la terra è mia. Cioè quindi... L'uomo non è il padrone della terra, l'uomo è il custode della terra, l'uomo è il partner del divino attraverso questa custodia che è la responsabilità che gli è stata affidata. Poi ci sono delle cose più intriganti, magari vedremo avanti, ma solo un'ultima annotazione. Noi chiamiamo il primo uomo,
Adamo. Adamo in italiano non significa niente. Forse ci ricorda un delizioso cantante italo-belga che cantava zuccherose canzoni d'amore, Adamo. In ebraico Adam viene da Adama, zolla, gleba. Noi dovremmo tradurre l'ebraico con la parola il gleboso o lo zolloso, cioè l'uomo è costituito di proprio della materia del creato in cui viene insufflato quell'alito divino. Quindi l'uomo, se l'uomo è santo e inviolabile, la terra lo deve essere, perché l'uomo è fatto di quella materia. Se non rispetta il creato è come se avvelenasse se stesso. Allora questo tipo di processo che c'è nella vicenda ebraica mi ha indotto a capire con quale radicalità noi dobbiamo essere custodi, sentinelle del creato, perché secondo la parabola biblica è stato affidato all'uomo non perché lo devastasse, ma perché lo custodisse e perché lo rispettasse. Cioè immaginate cosa significherebbe se ogni 7 anni nessuno di noi lavorasse, tutto fosse preparato prima per affrontare l'anno, la terra non lavorasse, riposasse e l'uomo riflettesse su dove sta andando. Invece una delle espropriazioni del senso del creato, che è la gestione del tempo come gestione spirituale e etica, il tempo viene praticamente azzerato, ogni secondo viene mangiato, divorato dal consumo, sì che noi non viviamo più ma inseguiamo la vita in una serie di infinite mediazioni di consumo e così il creato ci diventa estraneo. Ma quando lei ha preso coscienza di tutto questo, cosa è cambiato poi nella sua vita, in quelle buone pratiche che ognuno di noi poi deve concretamente realizzare nel suo quotidiano? Fa la raccolta differenziata, ha preso una macchina ibrida? Evidentemente, a parte queste cose, del cui certo che faccio la raccolta differenziata, la farei anche più radicalmente, se non fosse che il mio comune mi dice quello che devo fare, io mi devo adattare. Ma io sono un militante, da sempre. Sono un militante, ho abbandonato un po' il cammino dei partiti, perché quella che fanno i partiti è la partitica, non più la politica, ma rimango un militante e un attivista. E cerco di dare il mio contributo in termini di lotta, di riflessione. A volte ho scritto a lungo su dei giornali, oggi non scrivo più da nessuna parte perché sembra che sia diventato piuttosto pericoloso, e sempre ho fatto, oltre al riferimento ai valori dell'uomo, alla difesa dei diritti umani e soprattutto della dignità, io ho scritto un libercolo che si intitola Madre Dignità. Allora, la dignità è l'elemento assoluto, l'uomo è l'elemento assoluto nell'uomo. Proprio lì non c'è una, non so come dire, un'emanazione della dignità che viene da altrove. Non è la dignità romana. La dignità è la consapevolezza dell'uomo di essere una parte di assoluto inviolabile. Sicché la dignità precede perfino il diritto, è la madre del diritto, ma non c'è bisogno di una legislazione per assumere su di sé la dignità. In ebraico si dice kavod atzmi, onore a me stesso. La dignità è ciò che ti porta a riconoscere l'altro, perché quello che riconosci in te si riverbera e ti viene trasmesso dalla dignità dell'altro. E allora c'è una dignità del creato che l'uomo non può, non ha titolo per violare, proprio non gli spetta. Oggi noi vediamo uomini che ritengono di poter rendere il creato marketable, come si dice in inglese, cioè negoziabile. Questo non è titolo che appartiene a nessun essere umano, non sono i soldi che possono dare questo titolo. Ecco, l'ambiente non è negoziabile, però alla fine lo diventa. Intanto volevo ricordare Papa Francesco, insieme a Bartolomeo, il Patriarca di Costantinopoli, ha pubblicato una dichiarazione congiunta per
la giornata del creato 2017, hanno puntato proprio sulla condivisione, sulla necessità di un'azione comune per risanare questa ferita che, come ha ricordato Moni Evadia, noi quotidianamente infliggiamo al creato. La stessa Laudato Si, lo dobbiamo ricordare, è frutto di una collaborazione tra ortodossi e cattolici. Il tema quindi della difesa del creato è un tema ecumenico, può e deve essere anche un tema interreligioso? Certo, senza dubbio. Intanto stamattina nel leggere quella dichiarazione, una paginetta veramente breve, mi sono commosso, perché una sintesi meravigliosa, calda, bella, piena di dottrina ma al tempo stesso in uno stile così diretto, scorrevole. Veramente stamattina l'ho letta tutta ad un fiato, poi l'ho riletta varie volte per assimilarla. Meravigliosa quella pagina, bella. È cristiana? Certo, l'ha scritta il Papa di Roma e il Patriarca di Costantinopoli, cristiana. C'è un riferimento a una lettera dell'Apostolo Paolo, fa riferimento a Cristo? Cioè, è giusto, ma per tutto il resto certamente Moni Evadia la firmerebbe come me, come il Papa. Ecco, perché proprio la dottrina a cui accennava lui finora, tale e quale, l'ha richiamata. Direi quasi era un'eco implicita. Ma se tolgo la citazione biblica esplicita che è all'inizio e l'altra nel riferimento alla lettera di Paolo, sono convinto che qualsiasi islamico la può firmare tale e quale. Cioè, c'è un ecumenismo fatto di vita, e qui Papa Francesco è bravo, veramente, ce lo ricordo. Di fatto di piccoli atti. Più che fare le grandi questioni di ordine teologico, grandi assisi, l'ecumenismo della vita, concreta, sulle scelte quotidiane, quelle che prima venivano richiamate nella domanda, orientamenti di vita, uno stile di vita, su questo, fra le tre grandi religioni monoteiste, non c'è differenza. Non c'è differenza. Ora, noi corriamo il rischio continuamente di andare a cercare ciò che divide e dimenticare tutto quell'immenso patrimonio che invece è comune, ma è veramente grande. Cioè, credo che dovremmo avere anche un po' il senso delle proporzioni. E allora, probabilmente ci renderemo conto che non c'è un dialogo, una unità da costruire, ma c'è un'unità che è data e con il dialogo dovremo custodire. Non dovremo costruirla, non dovremo sciuparla, perché il patrimonio comune è immensamente più grande fra cristiani di ogni confessione cristiana e tra le varie religioni. Mi pare così. Intanto dobbiamo dire che anche lei fa la raccolta differenziata. Sì, certo. L'esame di coscienza ogni volta che c'è da buttare via o una carta o una cosa di plastica o d'altro, veramente. Varie volte al giorno faccio l'esame di coscienza su come depositare i piccoli rifiuti. E su come usare l'acqua, su come usare tutte le risorse che sono a nostra disposizione. Vede, sono stato abituato da bambino a raccogliere le briciole. Mia madre, mia nonna raccoglievano le briciole del pane, non si sciupa, non si butta via. Io ogni mattina dopo colazione raccolgo puntualmente le briciole, del dolce che è stato messo in tavola, no? Del ciambellone o quel che sia, e mi rendo conto che con quelle briciole ci viene una colazione alla settimana. Cioè, non è taccagneria, credo che sia uno stile. Quella famosa sobrietà di cui parliamo tanto e che magari poi non sappiamo realizzare. Intanto volevo sempre ritornare alle provocazioni che questa paginetta di Bartolomeo e Francesco hanno dato a tutti noi. Loro parlano di una vera e propria crisi morale e spirituale alla base del disastro ecologico a cui stiamo inconsciamente andando incontro, anche inconsapevolmente andando incontro. Ecco, lei è d'accordo? È davvero così? C'è un problema spirituale alla base? Ma assolutamente sì, è proprio evidente, nel nostro mondo è evidente, basterebbe guardare gli accumuli di spazzatura che facciamo. Quanto spreco c'è,
quanta distruttività esiste. Noi abbiamo sentito, io finalmente ho sentito delle parole positive dal presidente di Coldiretti e mi ha scaldato il cuore, perché vedo una tale negatività nel sentire queste informazioni. Ho detto beh, insomma. Ma sono sempre stato convinto che il sistema paese abbia dei difetti nella classe dirigente pesantissima, ma che invece ci sono degli italiani straordinari che si rimboccano le maniche, combattono, nuotano controcorrente e ce la fanno. Però c'è anche un tasso di disposizione alla distruttività. Pensate agli incendi che abbiamo avuto quest'anno. Questo paese è stato devastato da incendi dolosi. Questo accade in una totale assenza di una prospettiva spirituale, in un'interiorità completamente spogliata di ogni valore. Teniamo conto, io ho riflettuto a lungo su quella frase dei due camorristi o mafiosi che avvelenavano il mare gettando i rifiuti inquinanti, e uno aveva un piccolo moto di resipiscenza dicendo ma qui dice, noi ci andiamo a nuotare, e l'altro ha risposto semplicemente andiamo a nuotare da un'altra parte. Cioè, cosa vuol dire questo? Che l'elemento di distruttività germina dall'assenza di valori di riferimento. Noi non abbiamo valori di riferimento, oggi dico noi, naturalmente faccio c'è una diffusa insensibilità nei confronti di ciò che dovrebbe essere giusto, di ciò che dovrebbe essere bello. Io sono anche, quando ho detto militante attivista, io mi batto anche per i diritti degli animali. Sono vegetariano, vorrei diventare vegano. Perché la crudeltà contro gli animali è una delle forme di scempio del creato più atroce. Io, le proporzioni sono al di là dell'immaginabile. Nel patto di Noè, dopo il diluvio universale, quando il buon Dio capisce che questa sua creatura prediletta, ricordiamocelo che un mondo è stato cancellato, che sia stato cancellato nel suo linguaggio, nella sua realtà, non lo so, è una parabola, però il mondo è stato cancellato, noi uomini abbiamo provocato la cancellazione di un creato, abbiamo dovuto ricominciare. Bene, nella prima parte dell'umanità, quella che è stata cancellata, salvo per un solo uomo, e questo è un altro dei punti in cui ho capito la mia responsabilità, perché uno e non dieci? Non si potevano trovare 10 giusti su tutta quell'umanità? 100? Uno. Questo è il messaggio che ci dice: d'ora in avanti ciascuno di voi sarà individualmente responsabile dell'intero creato e del suo futuro. Però l'uomo era vegetariano, non era carnivoro. Allora è stata una concessione di mangiare animale. Come vuoi impedire di mangiare un animale a uno che uccide suo fratello? Allora dobbiamo renderci conto che siamo stati messi alla prova, e francamente non è andata benissimo per come stanno le cose oggi, per le devastazioni che noi stiamo producendo a questo straordinario pianeta. Allora il Vescovo diceva questa cosa: noi non dobbiamo costruire un dialogo, ma dobbiamo distillare da questa straordinaria eredità che ci è stata trasmessa dai monoteismi quelle parti che sono assolutamente risonanti. Quando si parla dell'Islam, chi conosce il versetto "e con le genti del libro devi disputare solo nel modo più cortese, ricorda loro il vostro Dio e il nostro Dio, ciò in cui voi credete e ciò in cui crediamo"? Ce ne sono decine nel Corano di versetti di questo tipo. E se Allah avesse voluto fare di voi una sola umma, cioè una sola comunità di fede, lo avrebbe fatto, sottointeso non lo ha fatto. A ciascuno di voi ha dato una regola e una via, gareggiate nelle opere di bene, un giorno ritornerete ad Allah e lui vi spiegherà perché vi ha fatti diversificati. Dunque c'è un invito a ricordarsi che noi, i credenti, io sono un agnostico, quindi non sono ateo, sono dubitante, diciamo, non sono un dubitante. Del resto sono un saltimbanco, mi è consentito dal mio statuto, e trovo questo, che il senso comune della
sacralità del creato, dovremmo averlo dentro di noi, perché finché non è un'istanza interiore al servizio della quale noi mettiamo tutte le nostre fibre, non bastano le lotte sociali. Le lotte sociali sono necessarie, le lotte, le manifestazioni, contrastare i potenti che devastano il creato, ma ci vuole questo scavo interiore che faccia di te una sentinella del creato, perché è per te un'istanza che ti viene da una profondità millenaria alla quale tu non puoi rinunciare. Grazie, grazie a Monia Vaglia, grazie a Monsignor Meini. Naturalmente saremo ad ascoltarvi per ore, credo, perché ci avete incantato, ma dobbiamo andare avanti e soprattutto dobbiamo premiarli, giusto? Grazie ai nostri ospiti, che però prego di rimanere ancora un attimo lì, perché li dobbiamo premiare come sentinelle del creato. Premi al sindaco di Gubbio, Filippo Stirati. C'è il nome, sì, vabbè. Questo monio, non credo che sia al contrario. Va bene. Questo Monio Vadia. Grazie. Sindaco, grazie. A proposito di testimonianze, di scelte coraggiose e singolari, vi raccontiamo la storia di un pellegrino da record, Alberto, una sorta di Forrest Gump dei cammini. Sentiamo la sua storia. Il suo cammino è iniziato sulle vie di pellegrinaggio in Europa. Bravo Alberto! Nel 2013, e come vedete non si è ancora concluso. Allora, mi ha messo in cammino in un momento brutto della mia vita che oggi è diventato la cosa più bella, no? Io cercavo, dopo di tutte le cose brutte, di ritrovare un posto in un altro paese di Spagna, e non ho trovato questo posto, però ho ritrovato il cammino di Santiago, ho fatto un cammino, ho fatto un altro, fino a girare tantissimi durante 4 anni, no? E questa è stata l'esperienza più bella della mia vita. Ho fatto tanti cammini, no? A Spagna la via Francigena, cammino di San Francesco, oggi le vie Francigene pure della Sicilia sono cammini molto belli, perché sempre siamo per le montagne, tante volte è diverso a fare un cammino come Santiago, che sono tanti peregrini. Qua piano piano vedi che anno a anno sono di più peregrini pure le vie Francigene, come il cammino di San Francesco, perché è molto bello, eh? Allora, ci siamo quasi, abbiamo iniziato anche a registrare per poi inviare il materiale al Guinness World Record. L'organizzazione ha fatto queste intervento, diciamo, per fare la credenziale con più numero di timbri. Se l'ha un record di 1100 timbri, penso. 1531 timbri validi. Grande Alberto. Però la firma, il sigillo la mette il vescovo Mario. Ha colpito che ha trovato veramente il senso di questa vita, no? La fede, tanti amici e tanti valori come che stiamo perdendo con vivere tutto troppo chiusi nel soldi e le cose materiali, no? Io ho girato tutto questo in 0 euro con aiuto della provvidenza, che sempre esiste, che sempre sta con noi. Quando Dio dice basta, la stessa forza che mi ha messo al cammino mi farà capire quando devo finire. Grazie mille. Ciao. Ciao. Addio. Allora Linda, ci presenti la Assolutamente band? Sì. Lorenzo Cannelli, organo piano. Franz Piombino al basso.
Giuliano Bei alla batteria. E Maurizio Pugno alla chitarra. Linda, tu hai cantato davanti a tre papi addirittura. Sì, ho avuto questo grande privilegio, però come ti dicevo la prima volta che mi hanno chiesto di cantare davanti al Papa, mi hanno telefonato e mi hanno detto: sai Linda, il 1° di aprile dovresti cantare davanti al Papa. Io non ci ho creduto fino ai 10 giorni prima, perché pensavo veramente che fosse un bel pesce d'aprile, sì. E invece non è stato così. Poi da lì si sono alternate tantissime e bellissime esperienze, sempre in questo ambito. Ho avuto la fortuna di cantare di fronte veramente a tappeti di tantissima gente, di tanto entusiasmo. Perché soprattutto tutto questo è cominciato a Sanremo con una canzone che ha incuriosito, naturalmente. Sì, a Sanremo ho composto questa canzone che si intitolava Aria, Sole, Terra e Mare, che era un elogio alla semplicità, che attenzione non è la banalità ma la semplicità. E questa canzone è stata adottata da questo mondo, diciamo dal mondo religioso, come inno, no? alle cose del creato. Sì. Benissimo, grazie. Allora, ci sentiamo Linda Valori e Maurizio Pugno Band. Torniamo a Gubbio, in Umbria, sulla via di Francesco, per continuare a parlare del creato. Quella alle nostre spalle è la chiesetta di Santa Maria della Vittorina. Qualcuno l'ha definita la Porziuncola Eugubina, perché fin dal 1213 è stata una delle primissime fraternità francescane. Noi continuiamo il nostro viaggio, viaggiatori appunto sulla terra di Dio, con i premi Sentinella del Creato assegnati quest'anno, come sempre, dall'Associazione Culturale Green Accord, dall'Unione Cattolica della Stampa Italiana e dalla Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Ci trasferiamo all'ex convento di San Pietro, sempre a Gubbio. E adesso le Sentinelle del Creato, almeno quelle che si è deciso di premiare, le premiamo subito. Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord. E naturalmente per ogni premiazione c'è una motivazione. Senti, ma quel piatto che abbiamo dato, da dove viene? Allora, si tratta di un artista e artigiano di Gubbio. A Gubbio c'è una tradizione di lavoro sulla ceramica straordinaria, è conosciuta in tutto il mondo. E c'è questo artista, si chiama Gian Pietro Rampini,
che è un gran camminatore, si fa tutti gli anni il sentiero da Assisi fino a Gubbio, quindi suda le sue opere, quindi le cammina, diciamo. E quindi ha elaborato questo premio, diciamo così, con una bella disegno fatto a mano, addirittura tutto lavorato, bello, istoriato. Sì. E quindi lo ringraziamo perché bene. È un dono. Bene, bene. Allora, il premio a Roberto Mazzoli della FISH premia Enzo Gabrielli, vicepresidente di FISH. La motivazione, che ovviamente direttore del nuovo amico della diocesi di Pesaro, per lo spazio dedicato sulla testata diocesana Il Nuovo Amico ad approfondimenti sulla custodia del creato e per aver coraggiosamente denunciato il dramma delle popolazioni del delta del Niger che per l'estrazione del petrolio vivono in un ambiente insalubre e degradato. No, se può dire, certo può dire qualcosa, sì, assolutamente. Volevo ringraziare chiaramente questo premio Sentinella del Creato, in realtà dovrebbe essere assegnato a Suor Francesca Federici, della quale appunto ho raccolto questa testimonianza così preziosa. È una suora che sta costruendo un monastero nel delta del Niger, che una prima Moniovadia diceva appunto l'Africa è spogliata. Effettivamente lei è un seme di speranza, sta testimoniando questo, rischiando tra l'altro la sua vita, perché purtroppo in quel paese parlare in maniera chiara è molto pericoloso, e oggi ha mandato anche una sua testimonianza telefonica, sì, dove appunto racconta il rischio anche di un possibile rapimento, insomma, perché è l'unica suora bianca, insomma, e tra l'altro è una clarissa, e quindi con la terra francescana siamo nel posto più indicato. Indicato, certo. E quindi ecco, veramente lei è la sentinella del creato che mi sento di ringraziare oltre a Green Accord per questa attenzione, appunto anche ai piccoli media come il nostro. Grazie, grazie. Una persona che premio molto volentieri, premiamo molto volentieri perché è una nostra amica, un'amica di Green Accord, Isabella Di Chio, per l'attenzione, la sensibilità sui temi dell'ambiente, rispetto del territorio, nelle cronache e nei servizi sul terremoto in Italia centrale per la TGR della RAI. Grazie. Grazie. Tu hai una enormità di storie da raccontare, ma una piccola. Ma una piccola storia, in realtà di storie ne ho tantissime, perché è un anno che vivo in quel territorio. C'ha scritto anche un libro. Ho scritto anche un libro che si chiama Piccole Storie, proprio perché sono piccole e grandi storie. Però mi permetto di dire che è un premio, ringrazio coloro che hanno pensato a me, un premio che voglio condividere con la mia testata, la TGR, con il mio direttore Vincenzo Morgante, che sin dall'inizio ha detto: da Amatrice non andremo via. Non siamo andati via. E questo ci ha permesso di raccontare tante storie. Quindi io mi permetto di dire che questo premio voglio dedicarlo anche a tutti i colleghi che hanno lavorato con me in questo periodo. Non sono sola, quindi c'è una grande squadra, ma anche a tutte le donne di Amatrice. Una in particolare si chiama Greta, è una ragazza di 15 anni e mi ha insegnato il coraggio di amare un territorio nonostante sia un territorio ferito, nonostante sia difficile vivere in quel territorio, lei è rimasta. Quindi io lo dedico a lei e a tutte le donne di Amatrice. Grazie, grazie Isabella. Domenico Piano, presidente dell'UCSI dell'Umbria, premia Isabella Di Chio. E grazie anche all'UCSI che ha pensato certo a me. Grazie. E con onore. Grazie. Grazie davvero, è splendido questo premio, davvero bello. Allora io prendo il premio e ti lascio il microfono. Anche perché due cose insieme. Basta tenerli, lascio il microfono soltanto per dirti che te lo meriti tutto questo premio, per la tua sensibilità e la tua bravura. Grazie, grazie. Grazie, grazie Isabella. Ciao. Rimaniamo in televisione, Benedetta Rinaldi viene premiata da Grazia Francescato.
Benedetta, c'è sempre questa, siccome lei è molto alta, non so quando vedete, siamo in ordine decrescente, ma con Paolo Poggio, che è diciamo suo partner nella trasmissione, c'è sempre questo scambio di battute sulla sua bassa... Diciamo che per fortuna è molto autoironico, per cui diciamo molto spesso se le autoinfligge le battute. Certo. Benedetta, allora insomma questo impegno nei confronti dell'ambiente tu ce l'hai, te lo porti da tempo? Io conosco Green Accord praticamente da quando è nata, perché insomma 15 anni fa già ero alla Radio Vaticana, che muovevo i miei primi passi in un mondo che prima per gioco e poi in realtà è diventato un po' sul serio, è la mia professione, però è anche un po' la mia missione. La mia missione ovviamente supportata da tante figure professionali che poi stanno dietro a chi appare davanti alle telecamere. È sempre molto difficile, no? Indurre a una riflessione quando io ho condotto prevalentemente contenitori come Uno Mattina Estate, adesso mi toccherà l'inverno e Vita in Diretta, dove il tempo è poco. Io sentivo prima la riflessione alta, altissima, no? Che poi è andata veramente a farci capire il senso di che cosa vuol dire creato e che cosa vuol dire condivisione delle soluzioni e delle problematiche relative all'ambiente e non solo. Ecco, la televisione, almeno quella che faccio io, non si può permettere questi tempi lunghi che garantiscono l'intelligenza e l'arricchimento del discorso che si fa. Bisogna essere brevi e incisivi, quindi quello che è lo sforzo mio e di tutti gli autori è condensare un messaggio che sia di denuncia precisa, se c'è da denunciare, ma anche di esaltazione della bellezza quando anche non fa notizia, perché sappiamo che il brutto fa più clamore del bello, e quindi è anche nostra cura sottolineare le belle realtà, e molto spesso dietro le belle realtà c'è l'impegno e l'onestà mentale di chi non si accoda all'indifferenza, come veniva detto, ma ancora sente il richiamo di responsabilità della propria dignità, ma anche della responsabilità per i propri figli e per il futuro. Quindi insomma cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma noi siamo oltre che per lo slow food, siamo anche per la slow TV, che è una cosa che appunto consente di raccontare di più. Però, insomma. Grazie Francescato, tu hai partecipato a tutti questi giorni e insomma che cosa ti porti via? Riflettevo prima ascoltando i vescovi, abbiamo un fiorire di vescovi, che mi pare il vescovo di Fiesole, mi veniva in mente il motto di un grande vescovo, che era il mio preferito, che è Don Tonino Bello. Don Tonino Bello diceva: a coloro che mostrano i segni del potere dobbiamo mostrare il potere dei segni. E ascoltando Benedetta parlando in questi giorni, è vero, noi viviamo tempi bui, inquietanti, non solo dal punto di vista ambientale, forse l'ecosistema più a rischio non è la foresta amazzonica o le barriere coralline, ma è la connessione mente-cuore, siamo noi l'ecosistema più a rischio, però è anche vero che ci sono molti punti luce, anche nel nostro paese, questi punti luce però non fanno costellazione. E quindi noi nel nostro piccolo, ognuno di noi, deve aiutare i punti luce a fare costellazione. Credo che questo sia il compito di ognuno di noi. Grazie. Bene, bene, grazie. Puoi consegnare il premio. Grazie, grazie. Allora, abbiamo ancora Roberto Moncalvo, lo ripremiamo. Perché giustamente gli diamo il secondo piatto, così può fare un inizio di servizio, certo. Motivazione della sentenza, scusate, ma sono rimasto, come sempre succede, ecco, avendo una mano sola disponibile e un microfono, a chi lo do a te, così almeno puoi anche parlare. Scusate, ma tutto questo passaggio di microfoni è problematico. Allora, Roberto Moncalvo, nuovo leader di Coldiretti, e a soli 33 anni è stato il più giovane presidente fra tutte le associazioni di impresa e dei lavoratori, per aver contribuito efficacemente a consolidare l'istituzione di l'intuizione di Coldiretti di proporre e realizzare un'agricoltura in stretta sintonia con l'ambiente, di cui parlavamo prima, giovandosi della tradizione consolidata della Confederazione, della sua preparazione e sensibilità nell'esperienza maturata nella propria azienda e alla sua capacità di innovare. Grazie.
secondo piatto, quello era un piatto fondo, questo è un piatto piano, quindi sì, sta a posto. A posto. Adesso sono in gara per quello da dolce e ho finito. Certo. Di nuovo. Ciao. E a proposito di Green Accord, questo network di comunicatori e di giornalisti cattolici appassionati in particolare di temi ambientali, proprio durante la giornata per la custodia del creato, Green Accord ha organizzato il forum per l'informazione cattolica per la custodia del creato. Sentiamo insieme, poi torniamo a San Pietro ancora per parlare dei viaggiatori sulla terra di Dio. Tantissimi pellegrini sulle orme di Francesco, sul sentiero percorso da Assisi verso Gubbio. A fianco a loro 80 giornalisti provenienti da tutta Italia, radunati per il 12° forum dell'informazione per la custodia del creato, che hanno avuto modo di riflettere sul tema del giornalismo di prossimità e della comunicazione del post-emergenza, sul tema del cammino e del turismo sostenibile. Nel 2016, solo con l'indizione dell'anno nazionale dei cammini, coincidente anche con l'anno del giubileo da parte del ministro Franceschini, abbiamo avuto dei risultati sorprendenti, addirittura sui più grandi cammini francescani o sulla Francigena o sul cammino di San Benedetto abbiamo avuto un incremento del 50-60% solo in un anno, e quindi insomma non siamo chiaramente ai dati del Santiago, siamo ancora molto lontani, però c'è un trend interessantissimo di crescita sia in qualità che quantità, diciamo. L'informazione di prossimità è un'informazione di grande responsabilità, cioè bisogna essere capaci di raccontare, di scavare però dentro e soprattutto di compromettersi, in qualche modo questo significa cioè sporcarsi le scarpe, l'abbiamo fatto durante il terremoto con bravissimi colleghi, con una brava collega che è rimasta come Isabella Di Chio, che è rimasta tutto il tempo su questi luoghi e ha raccontato diciamo momento per momento quello che significa riemergere da una situazione di gravissimo pericolo, ma al tempo stesso anche raccontare l'informazione di prossimità significa una piena assunzione di responsabilità. Il giornalista non può pensare di essere estraneo rispetto a certe dinamiche, ma per poter conoscere, approfondire eccetera, deve essere veramente sempre dalla parte dei più poveri, di chi ha di meno, di chi diciamo è meno fortunato, perché anche questi hanno diritto ad avere dei diritti in una società democratica. Chi cammina non fugge ma esiste. Questa è una cosa che mi è piaciuto moltissimo. E ovviamente il viaggio è una metafora della vita, perché la vita stessa è un viaggio, è un camminare. Poi c'è questo movimento, no? Questo movimento diciamo che aiuta, che è psicosomatico, che aiuta sia il corpo che la mente a rifornirsi di cibarsi di cose importanti, perché poi questo viaggio porta lontano, porta all'esistenza, porta a noi a pensare a che cos'è la vita, a che cos'è l'esistenza e anche al futuro, alla possibilità appunto dell'infinito, ci porta, ci fa sognare, ci porta lontano. E per questo adesso noi ne parliamo appunto del cammino con Miriam Giovananza, direttore responsabile di Terre di Mezzo, e con Gianluigi Bettin, coautore di un libro La Via di Francesco, e Diego Fontana, autore dei Passi di Francesco. Eccoci. Buonasera. Incamminiamoci verso il centro della scena, così almeno siamo più a favore delle camere. Allora, appunto abbiamo detto che il viaggio è qualcosa di interiore, qualcosa di molto importante, qualcosa che ci fa pensare e sognare e ci dà anche una prospettiva diversa. Sedetevi voi, io sto in piedi, tanto sono abituato a stare in piedi. Ecco, Miriam Giovananza, Terre di Mezzo come si occupa di questa questione e come si occupa appunto del camminare, del muoversi? Beh, andando alla scoperta di alcune cose, per esempio, questa sera mentre si cenava, appunto. Grazie, col diretti, va bene. Diciamo. Non lo volevo dire.
In realtà mi è capitato, lo raccontavo a Gigi poco fa, un piccolo episodio che è sintomatico dei cammini. Chiunque abbia camminato gli è capitato una scena di questo genere, non sono di Gubbio, quindi ho bisogno di voi. Davanti alla chiesa delle Cappuccine, credo che faccia ospitalità per i pellegrini, ho assistito a questa scena, cercavo di parcheggiare perché ho tolto la macchina dal parcheggio a pagamento e l'ho portata un attimo fuori, il sindaco apprezzerà, non ho contribuito tantissimo. C'era una giovane donna con lo zaino, sono inconfondibili i pellegrini, soprattutto quando sono fuori contesto, cioè sono nel posto dove ci sono solo loro e quindi li riconosci. Una specie di divisa del pellegrino, diciamo. Sì, esatto. E suonava un campanello, ma evidentemente era fuori orario, non si sarebbe mai aperta quella porta. Non conosco le Cappuccine, ma credo che a quell'ora non fossero disponibili per l'accoglienza. E quindi incominciava a disperarsi. E io già pensavo di andare in suo soccorso per... Allora, in realtà si è avvicinato un pellegrino che avevamo incontrato prima nella piazza e che veniva, e credo che faccia il percorso, abbia fatto il percorso più di una volta, si è avvicinato e si sono parlati, mi sono fermata anch'io. Questa ragazza veniva, credo avesse 23-24 anni, una bellissima ragazza alta, slanciata, con uno zaino abbastanza grande, veniva dalla Polonia. Ecco, questo è una parte dell'emozione e di quello che raccontiamo come Terre di Mezzo nei percorsi a piedi. Veniva dalla Polonia e dove andava? Andava a Roma e poi non paga, andava a Santiago. È quello che avviene sui cammini in questi anni, storie piccole, straordinarie, quotidiane. E noi come Terre di Mezzo abbiamo provato ad accompagnare lo sviluppo dei percorsi di questo popolo che si è messo in cammino, di giovani ma non solo, e che così scopre i territori e anche Dio, perché alla fine quando questa ragazza ha trovato dove andare a dormire con quest'altro pellegrino un po' più in là alla Madonna alla Madonna del Prato, ha alzato gli occhi verso il cielo e ha detto God. E credo che la provvidenza davvero ci abbia messo del suo in questi giorni. Quando ero bambino mi ricordo che mio nonno, per dire che andava a piedi, diceva prendo il cavallo di San Francesco, no? E questo era proprio una frase tipica delle persone, appunto, che non avevano la macchina e quindi andavano col cavallo di San Francesco. Quindi diciamo questo discorso del francescanesimo col camminare è fondamentale. Cioè, sì, credo proprio di sì, sì. Visto che voi vi siete occupati sia del percorso di San Francesco che del camminare in nome di Francesco in qualche modo. Sì, nel mio caso ho fatto il cammino di Francesco nel 2014 dalla Verna ad Assisi con un gruppo di persone, eravamo in sei, e da cui poi è nato questo libro edito da Ediciclo che si chiama Sui passi di Francesco, che in realtà cerca di essere qualcosa di più di una guida ed è, diciamo così, un tentativo di dare al racconto del viaggio anche un respiro narrativo, quindi nel libro in realtà entrano altre sottotrame e si cerca di trovare un po' un senso a questo camminare. Nel caso in particolare del mio cammino, del mio libro, credo che un po' il senso sia questo bisogno di intendere il camminare come una rinnovata possibilità di perdersi e di errare. Errare non a caso significa sia camminare sia commettere errori. E nella vita che fa il protagonista del libro, e che anche se non si dovrebbe mai dire, insomma, è evidente per chi lo legge che in alcune porzioni, in parte biografico, insomma autobiografico, in parte coincide con quella del protagonista, e cioè, è una vita dove si capisce che si vive molto a livello della cosiddetta mappa e non del territorio. Lo spazio è uno spazio ormai scarnificato dove si guida solo per obiettivi e i luoghi non smettono di essere luoghi, sono solo spazi da riempire per andare da A a B,
e tutto quello che accade accade come una proiezione bidimensionale, certo, fuori da, proiettata fuori dai finestrini di un'auto. Quindi c'è un nuovo bisogno di rientrare nella dimensione del territorio, dove tutto torna a essere luogo, e c'è bisogno di un albero come segnale per capire che si sta facendo la strada giusta, e ci si può anche di nuovo perdere. Infatti credo che io da una parte sono molto contento che i cammini possano portare persone a conoscere i territori, possano portare, si usa questa parola, turismo, che a me non piace tantissimo, ma è un problema mio. Mm-hmm. Però credo, per quanto mi riguarda, io ho un po' questo pensiero, che non, bisognerebbe comunque non esagerare nel fare anche in buona fede una voglia, non esagerare col desiderio di gestirlo, perché chi fa un cammino lo fa perché vuole ritagliarsi questo spazio per potersi ancora perdere, per poter ancora chiedere, per poter ancora avere bisogno, per poter ancora ritrovare la forza di chiedere a, magari a un passante un aiuto, cosa che nella vita quotidiana non ci è più concesso fare. Perciò se io trasformo il cammino in un percorso talmente gestito da diventare davvero turismo, onestamente io dico la mia, non devo rappresentare nessuno, non faccio parte di nessuna associazione, parlo da autore di un libro. Camminatore libero. Insomma. Di un camminatore. Ecco, io credo che un po' gli sia un po' levando l'anima. Ecco, questo vorrei che si evitasse per me, per quanto mi riguarda. Dico solo questo. Gianluigi Bettin, coautore della Via di Francesco, cosa ne pensi? Perché si dovrebbe camminare nel nome di Francesco? Intanto, come autore, io non posso far errare i pellegrini, perché ho una responsabilità scrivendo una guida. Mi riallaccio a tutti i due interventi di Miriam e di Diego. Il camminare è qualcosa che fa star bene. Hai ragione a dire non organizzato, qui però siamo a Gubbio e ci tengo a ricordarlo, non per piaggeria, ma qui la diocesi di Gubbio non è solo autrice di questo evento di 3 giorni, ma tutto l'anno ha organizzato accoglienze per i pellegrini, sia in strutture sia con l'accoglienza cosiddette famose a donativo. Hanno creato un numero verde. C'è una comunità, noi parliamo di pellegrini, questo raccontando della bellezza del camminare che fa star bene, che secondo alcuni anche fa guarire. La cosa bella è trovare delle comunità come queste in Umbria o in Toscano, in Lazio, tutto il percorso della Via di Francesco, ma Gubbio è diventata particolarmente un cuore felice e rimane sempre impresso. Perché? Perché c'è quella cosa che diceva Diego. Qui il pellegrino si perde, speriamo di no, speriamo non troppo spesso, perché sennò come autore è un fallimento, ma qui trova qualcuno che lo ascolta, credente o non credente che sia, questo non viene richiesto a chi cammina, va verso Francesco, va verso Assisi, avrà tutte le motivazioni del mondo, qui trova sempre, hanno creato un'accoglienza che vuol dire suonare una porta e dire mi date un bicchiere d'acqua, oppure incontrare qualcuno e parlare di quel sassolino, sì, sì, o macigno che ti porti appresso lungo il cammino. Questo è uno delle che non c'è più forse nel turismo, per questo al di là della parola se giusta o no turismo, il camminare è ancora accogliere ed essere accolti. Io penso che non ci sia altro da dire, nel senso che queste parole sono conclusive e ci portano a pensare, a riflettere sul cammino, a ringraziare questa splendida regione, a ringraziare la diocesi, Green Accord e tutti quanti, e chiudere con la musica, naturalmente, come si fa in tutte le occasioni, in tutte le circostanze, con Linda Valori e la Maurizio Pugno Band. Grazie. Don't you really care?
for music to hear. When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leaf, the baffle composing. Hallelujah. 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 I'm so betting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. I see your flag in a marble arch, and love is not a big turning mark.